Q&A Live 75, bello, quando è numero pari il mio CD ringrazia. Intanto vi chiedo il solito test audio, che ogni tanto in studio abbiamo qualche problema tecnico perché ancora stiamo sperimentando tutta la componentistica wireless. Ci sentite bene? Volete il fuori onda, maledetti? Fuori onda siamo io e Guido che parliamo del più e del meno, cioè lui che parla di calcio, no, non è vero. Parliamo sempre di lavoro. Bene, audio perfetto, quindi possiamo partire. Guido, buongiorno, di cosa parliamo oggi? Buongiorno a tutti, buongiorno a quelli che sono già con noi in questo venerdì 1 ottobre. Si inizia ottobre con un argomento caldo, si viene discusso spesso questo argomento, con vari pareri, con varie sensibilità, è quello della commistione, sempre più presente tra digitale e analogico per quanto riguarda il gioco da tavolo. Sempre più spesso, sempre più frequentemente, i giochi da tavolo usano un supporto digitale sia per lo storytelling, quindi per il portare avanti la storia quando si tratta di un gioco narrativo, oppure in altri casi, come per esempio in Detective di Pendragon Game Studio o anche 50 Clues di Black Sands Games, sono un supporto effettivo proprio al gioco che permette di appunto avere le soluzioni ai vari quesiti che vengono proposti durante il gioco. Quindi è un argomento molto caldo. Ringrazio anche Rondo Rondi per il follow al canale, è salito a bordo anche lui, benvenuto. Mario, io lascio a te, come sempre, ricordo però che potete fare tutte le vostre domande sull'argomento direttamente in chat e Mario risponderà a tutte o comunque a quelle più interessanti. Prego Mario. Anche perché sennò che Q&A live è, se non è, non c'è la parte Q. Allora, quindi giochi da tavolo e app. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che credo che la domanda qui sia un po' allargata, nel senso sia sul futuro che avrà l'integrazione fra, diciamo, questi aggeggi qua e il mondo classicamente analogico del gioco da tavolo, sia quanto sia opportuno continuare a produrre questa versione ibrida quando si potrebbe passare direttamente a un videogioco. Senz'altro, nella storia più recente ha fatto scalpore l'app di Descent, che non è Viaggi nelle tenebre, ma è Viaggi nell'oscurità, ora ha cambiato il sottotitolo, non me lo ricordo. La terza edizione di Descent. La terza, però c'è il sottotitolo che è sempre un gioco di parole con tenebre e viaggi, perché sostanzialmente io lo sto giocando e effettivamente è molto videogioco, cioè viene da chiedersi come mai non sia stata presa la decisione di fare una versione totalmente digitale, un po' come è stato per Gloomhaven, quindi un videogioco ispirato al gioco da tavolo. Questo perché? Perché sostanzialmente l'utilizzo dell'app non è assolutamente secondario al gioco, è totalmente integrato nel gioco, non si può giocare senza l'ausilio dell'app, perché l'app regola una valanga di aspetti del gioco, quale ad esempio il loot dei mostri, quindi quello che lasciano i mostri dopo essere stati uccisi, gli eventi randomici, quello che può succedere esplorando un oggetto piuttosto che un altro, quindi in assenza di un dispositivo che possa ospitare l'app, che ovviamente è uno scenario che non può succedere nel 2021, il gioco comunque non è giocabile, non è utilizzabile. Allora risaliamo alle principali paure, ai principali timori che appartengono alla community quando si parla di app. Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere problemi ritenuti oggettivi e problemi soggettivi. I problemi soggettivi sono: a me non piace utilizzare cellulare o tablet o il computer mentre sto giocando a tavolo. Voglio giocare al tavolo proprio per non avere bisogno di elettronica, quindi voglio giocare a lume di candela oppure va bene con l'ausilio delle luci, però voglio toccare carta, cartone, pedine, puzzilli. Anzi, quanti di voi hanno questo approccio soggettivo, cioè vogliono che questi aggeggi qua stiano fuori dalle scatole? Su questo non c'è da dirci assolutamente nulla,
Nel senso che l'approccio soggettivo è anche quello che vi fa dire voglio giocare solo a giochi German, o voglio giocare solo a giochi American, o voglio giocare solo a giochi ambientati a Firenze, quindi solo Florenza, oppure voglio giocare soltanto a giochi con milioni di miniature, oppure non voglio giocare, li voglio solo collezionare. Gli aspetti soggettivi non sono oggetto di questa conversazione, perché attengono a cosa una persona ritiene opportuno per il proprio divertimento. Io odio quasi tutta la filmografia con ambientazione contemporanea. Praticamente guardo soltanto film e telefilm di fantascienza, horror, comunque con un universo fantasy o simil fantasy, comunque di immaginazione forte e specialmente anacronistica o ucronistica. Perché a me il telefilm ambientato ai giorni nostri con personaggi credibili, classici polizieschi, classici thriller, non piacciono, però non è che in assoluto oggettivamente siano brutti, non piacciono a me, quindi non li guardo. La stessa cosa può accadere con i giochi contaminati all'utilizzo delle app. Questo invece è un argomento interessante da approfondire quando si va ad analizzare gli aspetti ritenuti oggettivi, cioè le critiche ritenute oggettive. Perché ritenute oggettive? Perché sono critiche che vengono mosse, ma dobbiamo andare a vedere se sono critiche che hanno un fondamento. Allora, ecco, Matti mi intriggeriamo un attimo. Una cosa molto importante quando si critica un prodotto, un servizio, un bene, è che la critica sia ragionevolmente fondata su dei fatti. Perché quando si va a fare una critica su un aspetto ritenuto oggettivo, basandoci su una percezione soggettiva, non è una critica, è un'opinione basata sulla propria percezione della vita, dell'esistenza, che non attiene all'oggettività. Cioè dire il gioco è una merda è molto diverso da dire il gioco per me è una merda. Sono due cose totalmente diverse. Fin tanto che lo fate al baretto con gli amici, va bene. Quando scrivete per delle testate o fate video recensioni o altro, è importante saper distinguere gli aspetti soggettivi dagli aspetti oggettivi, perché un gioco può essere tecnicamente ineccepibile e non piacervi, così come può essere completamente sbagliato da un punto di vista di bilanciamento, di meccaniche e altro, ma piacervi tantissimo. Quindi dobbiamo sempre cercare, come esseri senzienti e non animali, di utilizzare la ragione e, dove è possibile, analizzare in modo obiettivo quantomeno gli aspetti oggettivi di un gioco. Se un gioco è bilanciato ed è percepito come bilanciato ed è dimostrabile che è bilanciato, non me ne frega un cazzo, caro recensore, se hai fatto due partite e mezza a Gorio e pensi che non sia bilanciato, perché noi ce l'abbiamo fatte 1500 ed è perfettamente bilanciato. Chiuso il flame. Allora, tornando al nostro tema, quali sono queste critiche presuntamente oggettive? Sì, cioè presuntamente, non lo so, tanto invento termini a caso. Le critiche presuntamente oggettive, il mio nuovo petaloso, sono che, ma poi quando l'app non sarà più supportata, non sarà più scaricabile, non sarà più disponibile, io butto via il gioco. Allora, prima di tutto dovremmo, secondo me, abbandonare quest'idea che i giochi siano un bene rifugio. Ragazzi, i giochi non valgono niente. Scordatevi questa fissazione del poi lo rivenderò, ci farò i soldi, è un oggetto a collezione per voi, non hanno un valore intrinseco smodato. Qualunque di questi oggetti è destinato a una produzione industriale, per cui se non ha successo non avrà valore, e se avrà successo verrà ristampato. Glenmoor veniva ritenuto un gioco ormai fuori produzione, scambiato sui mercatini a volte a prezzi folli, e poi è stata ristampata un'edizione che ha totalmente obliterato la vecchia edizione, perché la nuova edizione di Glenmoor è infinitamente superiore a livello di oggettistica, include tutte le espansioni, include il valore aggiunto di altri autori, ha un regolamento modernizzato. Non stiamo parlando di auto d'epoca, stiamo parlando di oggetti cartacei facilmente riproducibili, facilmente ristampabili, facilmente alienabili, che nel tempo sono destinati a un invecchiamento. Poi un'intera collezione può avere un valore effettivo, emotivo, anche un valore economico, può essere venduta, certo, però l'idea del il gioco deve essere per sempre è una roba che non sta né in cielo né in terra. Non va nemmeno paragonata al mondo del libro, perché anche il libro non è per sempre, viene ristampato, viene riedito, viene ritradotto, e soprattutto un aspetto importante è lo scopo per cui si acquistano giochi, perché se si acquistano per rivenderli dovete fare il mio mestiere, se si acquistano per giocarli li dovete giocare,
E a un certo punto della storia i giochi che avete in collezione resteranno semplicemente in collezione, non saranno più giocati, perché la tecnologia, l'evoluzione del mercato vi porteranno ad avere titoli migliori a parità di meccaniche, ambientazione, materiali. Cioè io ho dei giochi, io ho Twilight Imperium prima edizione e non lo mollerò mai perché lo adoro, perché per me è stato un brand iconico, un IP importantissima, ha una storia quel gioco, ha un vissuto, ha dei ricordi, però oggettivamente la quarta edizione è superiore sotto ogni punto di vista, non c'è paragone, io non lo rigiocherò mai più Twilight Imperium prima edizione, non c'è motivo di farlo. Perché devo giocare a un gioco che mi dà in 60 ore di gameplay la stessa esperienza piacevole che mi può dare la sua versione quarta edizione in 10 ore di gameplay, in 8 ore di gameplay? Non ha senso, sarebbe come dire che ancora oggi abbiamo il bisogno indispensabile di giocare a Tetris, che resta senz'altro, o Snake, che restano senz'altro dei dexterity game, videogame, ma che tutto sommato possono essere facilmente sostituiti da giochi molto più evoluti a livello di game design, molto più interessanti, molto più appaganti. Cioè, cristallizzare l'oggettività del valore di un bene, di un prodotto, di un servizio alla storia che l'ha accompagnato non è amarcord, è nostalgia, è correlare fenomeni oggettivi con fenomeni soggettivi, che porta a un cortocircuito razionale. Quindi se non state comprando un gioco che vi può dare un'esperienza incredibile, perché alcuni giochi con app hanno veramente al loro interno un'esperienza incredibile, io l'ho sempre detto, non è nemmeno un nostro marchio, Detective di Pendragon Game Studio di Ignasi, di Portal Games e Pendragon Game Studio per l'Italia, è un gioco dove l'app ha un valore incredibile, che poi non è nemmeno un'app, è un website, però sostanzialmente richiede l'utilizzo di un browser, di un dispositivo elettronico abbinato, perché veramente ti immedesima nel lavoro di ricerca e di indagine, di laboratorio e di scambio di comunicazioni che avviene in un dipartimento di scientifica durante delle indagini sui crimini. Quindi non acquistare giochi che hanno una forte integrazione con l'app. U-Boat, il gioco del sottomarino localizzato in Italia da Cranio Creations, è un capolavoro di gioco, è un capolavoro, e l'app è il gioco, è il 70% del gioco, perché con l'app vedi il giroscopio, vedi dove sono le navi, dove sono gli aerei, spari i missili fisicamente, spari i siluri, non i missili, utilizzi la mitragliatrice quando sei immerso, immergi, regoli i livelli del sottomarino, è fantastica, e privarsi di un'esperienza attuale perché fra 10 anni non la potrò più giocare è una minchiata pazzesca, ragazzi, è una minchiata pazzesca. Non solo perché vi private ora di un contenuto di grandissimo valore che potete giocare per un sacco di tempo, avanti che venga non più supportata l'app dal vostro dispositivo, ma poi perché c'è un cortocircuito razionale incredibile. Se oggi potete giocare a Tetris, dopo 40 anni, quant'è che è uscito Tetris? 50 anni, 60 anni, 1000 anni, non lo so, tanti anni, tanti perché... anni. Ci giocava mio padre sull'M24, io non ero nato, quindi ho 38 anni. Credo sia fine anni 70, primi anni 80. Quindi insomma siamo... quindi fine anni 70, amico mio... Te non vuoi invecchiare, ma stiamo invecchiando. Sì. Quindi se potete oggi con questo giocare a un emulato di Tetris, potrete tranquillamente giocare... U-Boat, perché? Perché una copia di questo software resterà nell'archivio imperituro della rete, così come tutte le stronzate che scrivete sui social, e potrà essere emulato, potrà essere usato su un vecchio cellulare che ritrovate da un rigattiere, lo potrete utilizzare in milioni di modi, se proprio fra 40 anni da ora dovrete giocare a U-Boat, perché non ci sono altre centinaia di videogiochi con app largamente superiori. L'ultima critica oggettiva, vedo Guido vuol fare la domanda a Guido. No, voglio dire che Tetris è dell'84, quindi siamo entrambi più vecchi di Tetris. È incredibile questa cosa. Quindi Tetris è nato nell'84, un anno dopo la mia nascita. Quindi mio padre mi ha sempre mentito su quando ho iniziato a giocare a Tetris. Comunque l'altro aspetto, diciamo falsamente oggettivo, è la percezione che se c'è un'app non è più un gioco da tavolo. È sbagliatissima questa cosa qui. Ragazzi, la maggior parte dei primi giochi da tavolo, a parte che si può risalire a tutta la storia, quindi giochi da tavoliere, quindi
conchettine ricavate dal guano e semini delle piante, per dire il mancala, ma si può arrivare all'utilizzo di oggetti di scultura, cioè le prime miniature erano gli scacchi scolpiti nel granito dallo scultore per la famiglia dei nobili, e chi non era nobile ci giocava con dei coccettini verniciati, si giocava a scacchi perché probabilmente non ci giocava, ma tutto il comparto industriale del gioco a tavolo ha subito una rivoluzione industriale continuativa. Non mi potete comparare i giochi che comprate oggi a livello tecnico, cioè le cose che utilizzate per giocare, con i giochi di solo 20 anni fa. Ma ve li ricordate i wargame di ieri l'altro? I wargame di ieri l'altro, le truppe erano dei quadratini di cartoncino che ti sputavi sul dito, incollavi la pedina e la spostavi in Kamchatka, perché se no la muovevi. I carri armatini risico erano dei cazzabuboli tutti uguali, bruttissimi, che neanche sembravano un carro armato. Oggi puoi giocare a degli skirmish o dei campali con delle miniature con scala realistica, pitturabili, in piombo, in materiali all'avanguardia. Puoi avere dei diorami che sembrano scenari incredibili. Puoi avere software che, diciamo, si integrano nella board del gioco e quindi permettono, in base al movimento di una pedina, di capire che cosa succede. Puoi avere dei dadi con del liquido dentro per gestire una parte di inerzia nel movimento e arrestare la corsa sulla base del tipo di lancio che fai e poi dare un risultato. Puoi avere i sistemi di magneti di The Faceless, quindi utilizzare i campi elettromagnetici per giocare. Cioè, l'innovazione hardware non attiene nulla al fatto di avere un'esperienza al tavolo o non averla. Si può avere la dinamica dell'esperienza del gioco da tavolo utilizzando un software. E non è videogiocare, sono due cose completamente diverse. Il videogaming, per sua natura, richiede un impegno costante, individuale, che poi può essere portato in una dimensione cooperativa o competitiva tramite l'online o tramite il crouch coping, quindi stando tutti sul divano, ma richiede che ognuno abbia un accesso al software e manovri in maniera autonoma con il controller di gioco, che può essere tastiera mouse o un pad, una parte o il tutto di quell'esperienza videoludica. Non attiene minimamente alla fisicità che è inclusa in un tavolo, nelle dinamiche che si generano intorno al tavolo, nel guardarsi negli occhi e non guardare un dispositivo, e nel guardare un dispositivo ai fini di far funzionare un board game. Cioè, il board game resta board game anche se fortemente contaminato, in sintesi ultima. È chiaro che l'utilizzo dell'app e l'utilizzo di un display introduce un nuovo hardware, che è l'elettronica, però è la cosa più importante, falsamente rivoluzionaria e saggia che potremo fare di qui a un po' di tempo, perché oggettivamente la possibilità di creare giochi veramente nuovi, veramente interessanti per il futuro è strettamente limitata alle meccaniche e alle dinamiche che si possono costruire limitati dalla componentistica attuale. Cioè, quando hai i dadi, le carte, le pedine, i tabelloni, i magneti e altre cose, l'insieme di cose che puoi realizzare poi restano quelle lì. Certo, puoi creare nuovi regolamenti, puoi creare nuove meccaniche, puoi creare nuove evoluzioni, lo puoi sempre fare, però diventa sempre più difficile introdurre un ambiente così vasto come l'informatica sul tavolo. Ti permette di inserire infinite potenziali variabili. Un gioco come 50 Clues, che citava prima Guido, lo puoi realizzare anche senza app, perché ci sono degli investigativo escape room che non hanno bisogno dell'app. Però sostanzialmente devi introdurre o dei para hardware costosi o rendere il tutto molto più verboso, molto più faticoso, molto più componentoso, quindi con impatti ambientali più alti, con costi di produzione più alti, con prezzo al pubblico più alto e soprattutto con un aspetto importantissimo, la non aggiornabilità caratteristica del settore, che è l'altro grande motivo per cui, anzi, l'evoluzione verso software digitali integrati col board gaming sono indispensabili. Torniamo all'esempio di Descent. Descent è nato nella versione, per chi se la ricorda, che io ho le vecchie Monster Box della Fantasy Flight, che erano delle piccole bare, e il gioco funzionava da Dio.
È stata introdotta l'app perché? Perché posso avere un gioco living. Perché ora posso bilanciare se qualcosa è stato mal playtestato, posso modificare in corso d'opera una regola, posso introdurre un elemento di novità, posso creare nuove sfide e posso permettere all'azienda, certo, di monetizzare vendendoti dei contenuti a pagamento, ma sostanzialmente, avendoti dato l'impianto hardware, poterti dare anche più variabilità. Pensate a il gioiellino per chi piace, che rappresenta Case della Follia, che sostanzialmente una volta che ti ha venduto la scatola base e via via alcune espansioni fisiche può venderti infiniti casi digitali. Poi che venga fatto o non fatto, questa è a discrezione della casa editrice, ma potenzialmente le Case della Follia potrebbe essere un gioco che viene supportato digitalmente per sempre e con l'hardware che avete a disposizione potreste avere infinite avventure, infinite storie che possono essere realizzate, distribuite, testate, playtestate worldwide senza essere schiavi del componente fisico e consegnate in modo digitale on board del vostro dispositivo. Questa roba qui è potentissima. Pensate a quanti giochi avete apprezzato, ma al 50%, perché poi c'era una strategia dominante, c'era un elemento che vi stuccava un po' e che semplicemente l'editore non ha potuto intercettare, perché come diceva Ruger all'ultimo Marian Show, andatevela a recuperare che è un capolavoro di puntata, non perché l'ho fatta io, perché c'era Ruger, esiste un costo-beneficio, esiste un limite oltre il quale non ha più senso esagerare con i playtest, esagerare con i bilanciamenti, andare oltre per il semplice fatto che si vanno a cercare di intervenire su degli edge case o delle situazioni limite o anche a volte delle situazioni impreviste che possono succedere una volta ogni tanto, ma che quando poi vengono distribuite, quindi vengono raccontate dalla rete, quindi è successo questo edge case che nessun altro avrebbe trovato, uno l'ha trovato e lo racconta, non ha più senso andare a intervenire perché il costo di risoluzione è così alto che potrebbe non solo compromettere la riuscita economica del progetto, perché alla fine sempre di progetti economici si parla, ma addirittura rimettere in discussione l'intero progetto perché il game design è una coperta corta, come la tiri da un lato scopri dall'altro. Quindi la possibilità di patchare, la possibilità di prevedere tutta una serie di if and else, cioè di se e ma e altrimenti in corso d'opera, permette di ottenere quella rivoluzione che è stata del videogioco, di far uscire a volte prodotti non completamente perfetti, ma grazie al contributo della community renderli dei capolavori della storia. Guardate che quando molti di voi sono nostri coetanei o più anziani o poco più giovani, ma i primi videogiochi ve li ricordate? Il primo videogioco arrivava il DVD, arrivava il CD-ROM o ancora prima, i primi, parlo di alcuni tipi di videogiochi, ecco, le avventure grafiche in edicola ci ho giocato anch'io, Super Frog ci ho giocato anch'io, però erano giochi di pura meccanica quelli. Vi parlo di videogiochi già più evoluti, i primi 3D, le prime avventure estese, le prime interazioni ambientali. Te compravi il videogioco poteva essere una figata, però poi c'era un bug bloccante e non andavi avanti. Oppure c'era una parte poco chiara, poco ben narrata e ti bloccavi. C'era un videogioco che era, a mio avviso, un capolavoro, un manifesto culturale incredibile che si chiama Normality. Ne avete mai sentito parlare di Normality voi? No. Non avete mai sentito parlare? Perché era un gioco profondamente problematico a livello tecnico. Era un gioco che rappresentava un'utopia distorta dove una presunta società segreta controllava una sorta di grande fratello imponendo che tutti gli abitanti del pianeta o della città, ora non mi ricordo, sono passati tanti anni, seguissero un protocollo di assoluta normalità. Non dovevamo fare niente di strano, niente di stravagante, niente di considerato non conforme alla normalità. Quindi rappresentava una critica alla società conformista, globalizzata, in tempi non sospetti, che avevo 14-15 anni, quindi si parla di 25 o forse più anni fa, e era un gioco 3D, sostanzialmente era un mix fra un'avventura grafica e quella che oggi chiameremo un escape room, perché dovevi fuggire da dei luoghi prevenendo i controlli e utilizzando alcuni elementi ambientali, quindi diciamo tutti quei giochi che hanno reso famosa LucasArts applicati in un ambiente 3D, però era un gioco che non aveva dei difetti di comunicazione, cioè c'erano degli oggetti che avevano il nome sbagliato,
E quindi te dovevi andare per tentativi su migliaia di combinazioni, perché a volte ti piantavi in alcune zone non potendo far funzionare bene la logica che stava dietro al gioco. Quanto avrebbero voluto pacciarlo loro? E non potevano, perché internet era poco diffuso e non esisteva nemmeno la previsione di una patch. Ma oggi noi possiamo far uscire Florenza e dopo 1000 playtest dire è in ottime condizioni, pubblichiamolo. E dopo i 100 milioni di playtest normali derivanti dalla vendita internazionale di Florenza verranno fuori ulteriori edge case, ulteriori casi limite, ulteriori cose che nei 1000, 2000, 3000 playtest di Florenza non erano computabili, perché semplicemente un conto è quando un team di sviluppo composto da X persone, X playtester fa un numero ragionevole di playtest, un conto è quando il gioco poi viene venduto in 50, 60, 100.000 copie e viene giocato da 100.000 per 4 per n partite. Sono un campione di playtest fuori scala. È per questo che può servire l'adeguamento, il living. Oggi non si accetta, ad esempio, che i regolamenti possano essere patchati online tramite PDF. Ma io ho pagato soldi buoni e voglio il regolamento stampato buono. Ho capito che vuoi il regolamento stampato buono. Hai ragione, se c'è stato fatto un errore di traduzione grave, è giusto che ci sia una rettifica. Però ci sono dei costi di sviluppo che non permettono economicamente di aggiornare quella roba lì. È un po' come se voi comprate il vostro computer, no? E c'è il manuale di istruzioni, che è pensato per Windows 10. Fra 2 anni esce Windows 11 e quel manuale lo bruciate. Settimana prossima. Settimana prossima. E quel manuale lo bruciate. Non è che potete dire, ma io ho pagato 2000 euro il computer e voglio il manuale stampato corretto. Dobbiamo evolverci come giocatori e consumatori e accettare l'introduzione della tecnologia, perché la tecnologia ci permette di rendere più veloce, più immediata, più fruibile, più comprensibile l'utilizzo anche di giochi analogici, e soprattutto li rende living, li rende costantemente supportabili, aggiornabili dalla casa madre. E questo potere è enorme, è enorme. Pensate a tutti i giochi skirmish, i giochi di miniature, pensate a Star Wars Destiny, pensate a un sacco di prodotti che sono morti nel tempo per problemi di bilanciamento, per problemi di banna delle carte, per problemi di errata interpretazione di schemi di battaglia. Quando, se la parte software fosse stata non affidata a carta stampata, ma app native e digitali, questo poteva essere risolto alla fine di un campionato. Finito un campionato, prendi le statistiche e adegui i valori. E si gioca con un cellulare sul tavolo, ma con la bellezza della componentistica hardware, della analogicità del gioco, dell'avere il proprio avversario a 1 metro di distanza, 1,20 m per il Covid, e del poter toccare comunque il resto dell'hardware che resta e rimane parte integrante. Ricordatevi che la contaminazione di due hardware non esclude automaticamente la consistenza e la sopravvivenza di altri hardware. In Descent, che tutti criticano per l'elevata invasività dell'app, ha una table presence incredibile. Cioè, i grandi recensori, come si fa a fare delle virgolette enormi? I grandi recensori vi diranno, vabbè, hanno messo il 3D che non serve a nulla, perché tanto un sacco di cose, il regolamento ti dice di guardarle dall'alto come se fosse una mappa 2D. Col cazzo che non serve a nulla. Potrei dire il tutto di quel gioco. È la meraviglia, è la spettacolarità che stiamo proponendo. Ma scusami, grande recensore, te mi vuoi dire che allora tutti quelli che giocano di ruolo, che è pensato per essere carta e penna, con miniature, diorami, ambientazioni realistiche e scala, sono tutti dei deficienti? Cioè, io voglio giocare un'esperienza immersiva e sapere che sono su una scalinata, anche se non c'è un regolamento che mi dà un realismo sfrenato al fatto che io sono su una scalinata, mi piace. Mi piace perché me lo rende coinvolgente, mi dà l'idea che questo mondo esiste, che sto entrando dentro una fortezza, che sto salendo ai piani di sopra. Non mi interessa che tiro dal basso, tiro dall'alto, e al fine del gioco il risultato è lo stesso. Lo capisco anch'io che dal basso sono svantaggiato perché ho la gravità, ma non sto giocando a un simulatore a Medieval Battle Simulator. Sto giocando a Descent, e in Descent io voglio vivere l'ambiente dove sono, e sono stufo delle mappe 2D. Sono contento di avere le mappe 3D che mi fanno vedere che lì c'è un albero e dietro l'albero mi ci posso nascondere o mi ci posso arrampicare. E se mi ci arrampico, l'app dirà se sono cascato o se ho trovato qualcosa sopra l'albero.
È questo che si deve fare per mandare i giochi oltre la banalità, perché quando apparecchio Descent a casa mia, i miei cugini che non giocano da tavolo si avvicinano incuriositi, perché mi vedono smanettare col tablet e vedono questo diorama costruito con un gioco che si costa, ma mi dà una quantità di ore di campagna incredibile. Cioè, come si fa a non capire che la bellezza di una cosa non è soltanto l'essenzialità della meccanica, è l'insieme? Andatevi a vedere la puntata di Rugerfred, con Rugerfred, se non volete credere a quello che dico io. Io e Ruger non ci conoscevamo neanche, cioè ci rispondiamo ai messaggi su Facebook, non ci siamo mai nemmeno incontrati di persona. Stavamo dicendo sostanzialmente le stesse cose, in cui credo tantissimo. Ho fatto in tempi non sospetti una settimana prima puntata sulla spettacolarizzazione e senza aver parlato con Rugerfred sono venuti fuori gli stessi temi, perché l'esperienza immersiva in un gioco che è un dungeon crawler passa anche dal fatto che sto dungeon non me lo debba solo immaginare, lo possa toccare con mano, che se c'è un buco nella mappa, c'è un buco nella mappa. C'ho davvero un buco nella mappa. C'ho le tessere sottostanti, le tessere soprastanti e vedo il buco. E cazzo, non ha nessun valore meccanico, ma un valore dinamico e un valore estetico infinita questa cosa qua. E il fatto che l'app mi faccia da sottofondo musicale, che ci siano delle voci narranti, che arrivo in città e vado nel negozio e posso convertire come in un videogioco le cose comprate e decido come spendere dei soldi, lo facevo anche in Descent, ma è un discorso sbagliato, perché quella roba lì con l'app è veloce, divertente e coinvolge tutto il tavolo. Di là era uno che stava 10 minuti a cercare la carta per venderla e convertiva dei token e li rimetteva a posto e prendeva una carta, per poi rivendere una carta, prendere dei token e rimetterla. Ora c'è un display che mi fa fare pip. Ho sintetizzato tutto questo meccanismo hardware, che non era divertente. Sì, si poteva fare, ma non era divertente. Era una palla, era bookkeeping, era tenere sbandernati materiale inutile, mai utilizzato, su un tavolo gigantesco con l'ansia di doverlo setappare e desetappare. Certo, se uno si prende un tavolo arzligna, lascia tutto sotto, tappa, mangia e poi rigioca. Ma se a casa il tavolo arzligna non ti ci sta, è una rottura di cazzo, scusate il francesismo, setappare 8 milioni di oggetti che ne userai due a partita. Con l'app ho 8 milioni di oggetti e pigio quello che mi serve. Ma come si fa a non capire questa cosa qui? È fantastica. Te che mi critichi questa cosa non capisci nulla, abbandona, metti la penna al chiodo, la tastiera al chiodo, gioca a che cacchio ne so, gioca a che ti pare, non criticare cose che non capisci. Quindi non comprate Descent se non vi piacciono gli American, non comprate Descent se non vi piacciono i lanci di dadi e non vi piace la sorte, ma se volete un'esperienza simile gioco di ruolo, quindi un Diablo-like, un gioco dove c'è un po' di ruolo, un po' di action, dove ci si smena bene, c'è un po' di storia, c'è un compromesso fra avere una bella campagna, un gioco di ruolo profonda e un videogioco, questo è un prodotto incredibile. E se questo ve lo fa definire un terzo prodotto, un prodotto che poteva essere tranquillamente un videogioco, vuol dire che avete dei grossi problemi nel capire che cos'è un gioco da tavolo e quali sono le dinamiche entusiasmanti del gioco a tavolo che prescindono dai componenti che utilizzate. Quindi questa è la mia visione sulle app. Dopodiché, che cosa ci può cosa possiamo aspettarci al futuro? Ma niente di particolare. Continueremo ad avere giochi senza app perché non le richiedono, perché sono un orpello inutile e quindi non sono funzionali. Magari qualcuno ci proverà a metterle, ma verranno poi... È inutile avere l'app che fa la colonna sonora. Cioè, mi devo installare un software per sentire un audio. Vado su Spotify e mi metto l'audio tematico che voglio io. Mentre se sono funzionali al gioco e mi risolvono e mi alleggeriscono il gioco, mi creano la possibilità di avere gli oceani in U-Boat con le navi della Marina Americana e i cacciatorpedinieri che mi inseguono, cavolo, la voglio l'app. È stupendo il fatto che sto giocando al tavolo e il tavolo mi immerge sott'acqua. Io in U-Boat sono sott'acqua quando non ho l'app in mano, non vedo nulla, vedo solo la nave. Quando emergiamo, tiro fuori il giroscopio, con l'app è come se avessi il giroscopio. Cioè, questa è gioco da tavolo, è fisico. L'altra alternativa è la realtà virtuale, dove digitalizzo totalmente un'esperienza fisica. Allora, la realtà virtuale può esistere e la realtà analogica arricchita da realtà aumentata a realtà virtuale, no? Cioè, perché? Cioè, devono esistere le statue in bronzo e non quelle in marmo? Deve esistere la pittura ma non la scultura? Cioè, di cosa stiamo parlando?
Il pallino dell'uomo è creare la realtà virtuale per poter riprodurre in remoto esperienze fisiche e quindi paradossalmente tutto il mondo software da anni sta cercando di andare in una direzione per cui si riproduce una fisicità tipica dell'intrattenimento da tavolo in un videogioco. Scusate, ma Oculus Rift che fa? Quando prendete un fucile in mano e andate a sparare, state facendo soft air, eh? E soft air è un gioco, è un living action roleplay. Non è tanto differente da un LARP soft air. Ci sono due squadre che devono fare qualcosa e ognuna ha un ruolo, ha un'arma, ha dei regolamenti, è un gioco. Soft air è un gioco, poi può anche essere assimilato a uno sport, ma è anche un gioco. E quando io gioco a Counter-Strike con l'Oculus Rift sto facendo soft air perché sono le mie braccia, la mia capacità di mirare con un oggetto fisico che mi trasportano nella dimensione dinamico-fisica bella di lì. Se riuscissi a far annusare l'odore della foresta, se riuscissi a far percepire l'umidità ambientale, il fango, la difficoltà del movimento, sarebbe che cosa? La possibilità di giocare a soft air anziché in un bosco, con i pericoli del bosco, ma anche la bellezza del bosco, comodamente seduto sul divano, oppure una persona che non può camminare, o una persona che non ha un braccio, una persona che vede male e può vivere un'esperienza inclusiva con un software che riproduce la realtà al tavolo. E noi che siamo giocatori da tavolo, quindi che abbiamo già l'esperienzialità fisica, non vogliamo avvantaggiarci della capacità di calcolo, di predizione, di statistica, di computazione, di sintesi dell'istrumento elettronico per quale cazzo di ragione? Non si sa. Quindi questo barrage continuo sull'utilizzo delle app è assurdo, come il barrage sui legacy. Ragazzi, i legacy sono sbagliati solo se pensate che il gioco da tavolo, una volta spesi i soldi, debba essere un capitale per sempre che cresce di valore. Altrimenti il legacy è un'esperienza incredibile. Perché un'esperienza usa e getta è un'esperienza conclusa in un frame temporale con le persone che stavano accanto a voi. È un momento bellissimo, esattamente come, non lo so, la nascita di un figlio. Ora non voglio paragonare l'importanza di due eventi, ma tutti quei momenti che sono fermi in quel modo lì e non saranno più in altro modo. Vi nasce un altro figlio, è una storia diversa. Giocare a Pandemic Legacy una volta con un gruppo, una volta con un altro, distruggendo due scatole, sono due esperienze totalmente diverse. Avete investito del denaro per vivere una passione, un divertimento, una storia, un'esperienza condivisa che sarà unica e storica solo per quel tavolo. Rimarrà impressa la memoria in modo cristallizzato, come tutte le esperienze uniche che avete vissuto nella vita. La prima volta che avete dato un bacio, la prima volta che avete fatto rafting, la prima volta che avete fatto bungee jumping, non sarà mai uguale all'altra, per ovvie ragioni. Mentre un gioco a tavolo tradizionale è vero che può dare un'evoluzione individuale, però non può creare una partita in assoluto unica e non riproducibile. E la non riproducibilità, guardate che la morte di qualcosa è la cosa, ora non voglio entrare troppo nella filosofia, nella religione nei paradossi, però la morte delle cose, comprese nostre, cioè della nostra esistenza, è la cosa che dà più significato all'esistenza di qualcosa. Quindi da appassionati di un genere, di un modo di divertirsi, che è il gioco da tavolo, non comprendere che più è unica, più è avvincente, immersiva l'esperienza e più anche destinata a terminare e terminare in modo definitivo, più rende sensazionale ogni minuto che la si vive. Non la rende riproducibile, non la rende sospendibile, non la rende modificabile, non la rende retroattivabile. Quindi è indispensabile che si vada avanti nel progresso, altrimenti fra 10 anni ci ritroviamo a giocare all'ennesimo prendi cubetto, converti cubetto, scambia cubetto che piace a tanti, ci ritroviamo a giocare all'ennesimo splotter che rivisita l'ennesima meccanica iperbilanciata, iperfredda, ipermeccanica. Io, sapete, sono un fan anche di splotter, li ho tutti, li gioco, mi piacciono, però capisco anche che dopo che ho Agricola, Fucce e Magnate, ora mi vengono manco Tricarion, e Puerto Rico, e Caverna, e Indonesia, altri. A un certo punto, tante volte lo percepisco il more of the same.
Cioè, non è che se una volta devo convertire 11 risorse anziché 9 e ho 7 lavoratori anziché 8 e 11 posti dove piazzare anziché 7, sto vivendo un'esperienza totalmente unica e totalmente diversa. Va benissimo, eh? Cioè, non è che io dico non comprate il prossimo German, noi li pubblichiamo i prossimi German, voglio dire. Però mi rendo anche conto che è anche bello il fatto che ci sia una ricerca sperimentale che ci porterà la realtà aumentata. È un peccato che la realtà aumentata ancora non si usi nel board gaming a tempo pieno. È un peccato che non ci sia ancora un sistema di interconnessione fra tavoli di gioco. Voi pensate, giocare Pandemia e pubblicare i risultati su un'app e i risultati dell'app intervengono a livello globale su quello che succederà alla vostra prossima partita. Cioè, perché non usare questi mezzi? Sarebbe come dire, ma io voglio continuare a videogiocare in sala giochi col cabinato. Io la PS5 online per giocare con Guido a casa sua non la voglio. Perché? Va bene, ti piace il cabinato? È fico il cabinato. Io ci gioco ai cabinati, c'è un mio amico, c'ha un cabinato e si gioca a Double Dragon insieme. E è bellissimo, è divertentissimo. Però mi rendo conto che mi riporta a momenti felici della vita. Dopo, se posso giocare a Dark Souls 3... Non c'è paragone. L'esperienza di Dark Souls 3 è N volte superiore da ogni punto di vista a una partita Double Dragon. La cosa che mi rende piacevole Double Dragon è il fatto che sono spalla a spalla col mio amico e ci ricordiamo di quando avevamo 8 anni e ci giocavamo al mare e non ci avevamo cazzi per la testa. Mi fa rivivere un'esperienza, un momento rivelatore, un momento di riconnessione col mio passato. Non è oggettivamente bello. È un gioco pixelato, brutto, risolto, perché con le gomitate a destra e a sinistra lo finisci facendo gomitata, 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 gomitata fino al boss finale. Sappiamo a memoria tutto il pattern che si ripete all'infinito, non c'è intelligenza artificiale, è tutto scriptato, non c'è nessuna dinamica innovativa, non c'è crescita del personaggio, non c'è nulla che renda il videogioco realmente interessante. È pura hardcore, che va bene, ci sta, può essere un'esperienza divertente più volte, ma non è paragonabile all'emozione che ti può dare una partita Death Stranding. Che poi vi piaccia o non vi piaccia, che vi faccia discutere o non discutere, non è paragonabile. Giocare a Battletoad o giocare a Double Dragon o Final Fight è la stessa cosa, non cambia nulla. Cambiava un po' la grafica, cambiava il realismo. Oh, bello, in Double Dragon non potevi rompere gli ambienti, in Final Fight potevi spaccare i bidoni, e quando li avevi spaccati, niente. Però potevi spaccare i bidoni. Era un more of the same. Dark Souls ti porta a una dimensione totalmente nuova. Per questo mi incazzo con Cyberpunk. E non mi voglio incazzare per il board game perché leggo che la scalinata, il 3D, non serve a niente. Come non serve a niente? Non serve a niente a te, che con un cuore arido non percepisci la bellezza della salita sopra una fortezza. E il fatto che una volta che sono sceso dalla fortezza non c'è modo di risalirvi. Cavolo, non deve esserci sempre una meccanica per rendere il gioco divertente, non deve esserci sempre un'equazione alla base dei giochi, deve esserci anche lo stupore di vedere che cosa accade, dove stiamo andando, cosa succederà. Cioè, l'imprevisto, la percezione del non esplorato fanno parte dell'essere umano, se no Colombo in America non ci andava, ragazzi, Marco Polo non ci andava in Cina. Cioè, se perdiamo l'idea che i progressi in altri ambiti possano contaminare e rendere più incredibile un'esperienza attuale e contemporanea, siamo persone che vivono incrostate nel proprio passato e quindi persone che non dovrebbero avere un diritto di critica sul presente e il futuro. Ma questo vale per tutte le applicazioni umane. L'essere umano è una creatura limitata nel tempo che vive il presente guardando al futuro ispirandosi al passato. Questo dobbiamo essere in ogni aspetto della vita. In ogni aspetto della vita. E non è possibile che nel board game si legga certa roba. È vomitevole. È vomitevole. E non mi sono nemmeno triggerato. Lo dico qua. È vomitevole. È vomitevole. Soprattutto chi dice che ha cara la divulgazione ludica. Bene, mi avete fatto impippettare anche oggi. Domande? Siamo spesso, scegliamo argomenti, scegliete argomenti che fanno un po' alterare Mario, secondo me lo fate anche un po' apposta. Prima di passare alle domande vorrei fare una considerazione anche io. Venendo dal videogioco non trovo così assurda la commistione tra gioco da tavolo e applicazioni di supporto, ma non solo, in un caso specifico che ho nominato più volte,
che è quello di Gloomhaven, che è un gioco che amo alla follia. Io Gloomhaven sul tavolo non lo giocherò mai più senza le app di supporto non ufficiali, che mi tolgono tutta la parte di bookkeeping, che è la parte più noiosa in assoluto del gioco. Con il mio gruppo che giocavamo, con cui giocavo a Siena, siamo passati da fare uno scenario a sera a farne due, in qualche sera anche tre, grazie all'app che ci velocizzava enormemente tutta la parte di calcolo e di gestione delle minuterie, che in Gloomhaven ce ne sono tante, che erano inutili poi ai fini dell'esperienza di gioco. Per carità, si può giocare anche senza, ma personalmente senza app di supporto, ripeto, non ufficiali tra l'altro, non lo giocherei mai più nella vita, perché comunque non era... Perché devo giocare un'esperienza meno appagante quando con un piccolo supporto digitale posso renderla più appagante? Nei commenti c'erano delle considerazioni prima di passare alle domande. C'era una considerazione che vado a ricercare, che diceva che uno dei problemi, vado a ricercare anche il nome, Turing, è una domanda proprio, anzi, quindi te la leggo, Mario. Non ho pregiudizi sulle app nei GDT, però personalmente in generale trovo le attuali proposte ancora acerbe ergonomicamente. Banalmente, il cellulare con l'app viene tenuto da un solo giocatore. Quello che intendo dire è che per me questa cosa deve maturare e trovare sistemi per coinvolgere nello stesso momento tutti i giocatori al tavolo. Io lo mettevo sulla TV, sul maxi schermo, l'app, in modo che la vedessero tutti. Ma infatti, Turing, dipende a quali giochi con l'app hai usato, perché U-Bot è come dici te, ma è meccanica la cosa. Chi tiene l'app è un ruolo, perché è, non mi ricordo, il primo ufficiale, una cosa del genere. Quindi il capitano ha il ruolo di gestire gli ordini, il meccanico fa il piazzamento lavoratori andando a riparare i pezzi della nave, il cartografo usa le carte e muove le carte, cioè fa col goniometro e le cose, i calcoli della rotta, e mi sembra il primo ufficiale, non mi ricordo, utilizza l'app e applica tutti i software dell'app. È proprio, è meccanicamente previsto questo, cioè sarebbe come dire che in un gioco asimmetrico mi dispiace che non posso usare l'altra fazione, non ha senso, no? Il fatto che però poi uno può tornare, può cambiare, uno che non gli piace usare l'app farà il cartografo, per dire. In altri giochi, tipo in Casa della Follia, è un companion, quindi si può fare come dice Guido, lo metti sul televisore, cioè lo colleghi al PC con un cavo HDMI che costa 1,50€ e lo fai vedere a tutti. Cioè il fatto è che tante delle app, semmai ad oggi, sono più che altro poco interattive, sono più che altro botta e risposta, sono come i primi computer, te gli metti il numero che vuoi calcolare e lui te lo calcola. Ecco, non sono ancora strutturate in modo da essere dei supporti videoludici a un gioco da tavolo. Sono più che altro app di botta e risposta. Ma il caso di Descent è un caso fenomenale da questo punto di vista. Il caso di Gloomhaven sono tutte app non ufficiali, sono app pensate, come dice Guido, per risolvere i problemi tecnici. Cioè, il paradosso è questo. Non vogliamo le app, poi però quando c'è Gloomhaven, che è uno dei giochi oggettivamente più di successo della storia del gioco da tavolo in termini di vendite e di successo mediatico, dobbiamo andarle a creare a livello di fanbase per risolvere la faticosa ergonomia di quel gioco lì, e non c'è un modo tanto migliore di risolverlo. Questo è il fatto. Sì, puoi andare a limare dei componenti, puoi andare a renderli più usufruibili, però oggettivamente se volete un gioco estremamente complesso, se volete un gioco dove c'è il crafting come in Descent, e il crafting se lo devi fare con carte e token, devi mettere un gestionale dentro un dungeon crawler, che può essere bello quanto vi pare, ma poi diventa una rottura di coglioni per costruire una spada, e non deve essere così. Cioè, io aspetto che la Fantasy Flight, mettimi in trigger cam, Fantasy Flight, devi farmi Twilight Imperium con un'app della Madonna, perché voglio gestire il mio impero intergalattico, ma avere anche i porti dove vedo arrivare le navi, voglio vedere l'app con gli scambi commerciali, voglio poter interagire a livello, voglio votare in senato con l'app e non più con quei sistemi assurdi, col timer che mi dà il tempo per la votazione, voglio sta roba qua, è fondamentale, è fondamentale. Proseguiamo con... Ah, scusa, però... Ha ragione Turing nel dire che siamo ancora in fase primordiale, ma ancora una volta, se ogni volta che esce un gioco con l'app viene demonizzato e cassato da gente che l'ha malapena provato e non ha capito nemmeno lo spirito del gioco, non è che invogli tantissimo le case editrici a investirci, eh? Cioè,
Rendiamoci conto che anche la maturità del consumatore impatta su ciò che il consumatore ottiene. Guardate che da quando noi vorremmo avere soltanto automobili che non utilizzano benzina, noi avremo automobili che non utilizzano benzina, eh. Cioè non è fantascienza questa cosa qui, eh. Iniziate a comprare auto ibride. Vedete quanto dura la benzina dopo. Ma fin tanto che il desiderio del consumatore va in una direzione, l'industria asseconda quella direzione. Ricordatevi che è molto più facile assecondare la domanda che influenzare la domanda attraverso l'offerta. Poche aziende riescono a convincervi che un telefono vale 1700 euro anche se è uguale a uno da 200 scarsi. Eh? Poche aziende, onore al merito, ma poche aziende. Quindi dipende anche dal substrato del mercato. Ci sono aziende che stanno innovando, se poi però vengono banalizzate così e si va dietro a questi ciarlatani della critica che non sanno distinguere il braccio destro dal braccio sinistro, ragazzi, vivetevi delle esperienze significative, non date retta alle cavolate che leggete in giro, vivetevi delle esperienze significative. Cioè avrete un amico che l'ha comprato Dissent, andatela a giocare e rendetevi conto di quello che vi sto dicendo. Non sto dicendo che è il meglio gioco del mondo, eh? Probabilmente al 50% di voi vi farà schifo comunque, ma che vi faccia schifo per i motivi reali, per i motivi giusti. Non mi piace la fortuna, c'è il dado, hai ragione, non è il gioco per te. Ma non perché c'è il 3D e non serve a niente, o perché c'è l'app allora fa schifo, perché fra 10 anni non lo posso giocare più. Cioè, a proposito di quello che hai appena detto e di una cosa che hai detto poco fa riguardo all'interazione tra i tavoli, una cosa del genere l'ha provata a fare un gioco che poi dalla critica è stato completamente massacrato, che è Charterstone, che è un legacy, quindi un gioco a campagna, che comunque è riuscito a tenere incollato il mio gruppo al tavolo per 12 partite, una alla settimana per 3 mesi, cosa difficilissima da fare, però ci siamo tutti buttati in questa esperienza prendendola per quello che era, quindi partendo con poche aspettative, godendocela per quello che era. In Charterstone, magari uno spoiler, ma il gioco ormai è uscito da 2-3 anni, quindi gli spoiler non valgono più, sono scaduti, c'era un sistema per cui il tuo punteggio, unito a quello degli altri giocatori geograficamente nella tua zona, andavano a cambiare uno scenario in particolare che si andava a giocare, uno degli ultimi. Se si era fatto sopra la media e se i nostri punti erano superiori alla media della zona, c'erano delle cose buone. Se i punti complessivi erano inferiori alla media registrata sull'app della zona, succedevano cose cattive. Quindi un tentativo era già stato fatto, nessuna recensione di quelle che ho letto io, perlomeno quelle in italiano, ha mai messo in evidenza questa cosa, che è stato un primo esperimento. E il gioco è stato praticamente da tutti, secondo me ingiustamente, massacrato. Non so cosa si aspettasse la gente, però è stato, secondo me, ingiustamente massacrato. Secondo me prove di Charterstone è Normality. Cioè Charterstone è un gioco che introduceva il legacy sostanzialmente in un gioco di tipologia Eurogame. Perché poi alla fine era un gestionalino. Piazzamento lavoratori con gestione di risorse. Aveva il difetto di Normality. Cioè era un gioco che sulla carta aveva osato, perché introduceva una meccanico-dinamica, che è quella del legacy, a un tipo di gioco che ha un tipo di giocatore che è il top nell'opporsi a questo, perché sono molto più fogati di collezionismo gli Eurogamer rispetto agli American Gamer, che cercano magari più un'esperienza. Sapete che non amo questa distinzione, ma è per semplicità e brevità di puntata. Il problema è che poi a livello di gameplay aveva oggettivi problemi di ripetitività, cioè tutta la variabilità del legacy non ritrovava riscontro nella dinamica, cioè che poi un giocatore fosse diventato il fantasmino o ci avesse il golemmino in più, era cambiare un cubetto X per un cubetto Y anziché un cubetto X per un cubetto Z. Assolutamente. Quindi l'assenza poi di dinamiche estremamente impattanti lo ha gambizzato, però è come dici te, cioè è un gioco che è stato stroncato non per il motivo oggettivo, cioè un gameplay alla lunga ridondante e banale, cioè oggettivamente all'ottava partita gli vuoi da fuoco. Il problema del gioco è che è stato stroncato perché appiccicavi gli adesivi sul tabellone, che era la figata, che mi creavo dei luoghi nuovi dove piazzare lavoratori.
e li creavo dove volevo io, e dopo rimanevano lì anche per quegli altri. Cavolo, ma cosa si vuole di più da un gioco? Cioè, bisognava dire, esperienza incredibile, rifatecela, ora rifatecela, però che ci siano anche delle dinamiche interessanti, non che converto risorse per 57 partite. C'è Turing che dice, per dargli fuoco avevi anche il cerino incluso, perché tra l'altro un'altra delle cose ganze, che scoprivi i componenti, per usare un termine toscano, ganze, era che in uno scenario in particolare c'era una candela che faceva da timer inclusa, accendevi la candela e quando la candela si esauriva era finito il tempo della partita, che comunque è una cosa bella. Beh, per l'esperienza, poi il gioco era meccanicamente freddo perché, come hai detto, era un piazzamento lavoratori anche piuttosto standard e banale per un giocatore esperto, però c'erano degli elementi che secondo me non gli è stato dato il giusto peso dalla critica. Proseguiamo con le domande. Emanuele, se è la decima partita sei lento, allora, come dicevo, il gioco è uscito da 3 anni ormai e quindi muoviti. Madprex scrive, quale sarà il futuro per i game designer in questo scenario? Non si perderanno tantissimi game designer wannabe per mancanza di specializzazione? Assolutamente no, ma anche perché la scelta di introdurre l'app non è assolutamente in carico all'autore, è in carico all'editore, nel senso che l'autore può arrivare con un gioco app-oriented, può arrivare con un'idea di un gioco che richieda un'app. Dopodiché, esattamente come l'autore non scolpisce le miniature, non realizza neanche il software. And that's all, folks. Proseguiamo. Felice ti chiede, ricordo malamente una notizia di molti mesi fa. C'era una piccola azienda italiana che stava progettando un sistema dove pedine e plancia comunicavano tra loro e con l'app. A che punto è questa tecnologia? Certo, credo pedine e carte di gioco. Cioè, mi sa che ne hai parlato te in un... Ne ho parlato... Allora, quello di cui ho parlato io lo provai a Play 2016, quello, se non ricordo male. No, ma sta parlando di un altro più recente. Si chiamava Ascension, se non ricordo male sempre. Era di un gruppo di ragazzi sardi. Con le carte, ambientazione lovecraftiana, c'era un tappetino, le carte avevano un chip NFC e il tappetino interagiva con le carte e calcolava automaticamente i punteggi alla fine e i risultati alla fine. Una cosa molto innovativa, perlomeno nel 2016 non l'avevo mai vista, tanto che fece il pledge anche su Kickstarter, ma non fu finanziata. Credo sia questo, ok, perfetto. Sì, secondo me è quello lì, perché non c'erano stati pochi altri. C'era stato un gioco in cui si utilizzavano, però non c'entra nulla il software, aveva un box, una sorta di plancia fatta a cubo e le pedine, le miniature avevano i piedi magnetizzati e quindi potevi sfruttare la verticalità e l'orizzontalità rovesciata, quindi avevi la dimensione di un 3D totale. Però non atteneva al software. Non mi vengono in mente altre cose di interazioni fra miniature e parti elettroniche, elettromagnetiche o magnetiche. Però qui c'è un grande bias, perché questo tipo di innovazione non è propriamente pertinente. Cioè il gioco, come dice Guido, va a creare dei costi produttivi assurdi, perché integrare un chip NFC quando hai la realtà aumentata che emula a livello software tutto non ha senso. Te puoi creare delle carte che vengono viste con il cellulare e quando la carta nella fotocamera vengono rilevate entrambe succede tutta un'animazione, vedi uscire dal tavolo le creature che si prendono a cartoni. Non c'è bisogno dell'NFC, il bello dell'informatica è che è economica e non richiede l'utilizzo di hardware che si possano danneggiare. Cioè l'app di Descent funzionerà per sé... Asmodee, io voglio la percentuale però, perché non è possibile che parlo bene dei giochi che non vendo, cioè vendo però che non distribuisco io in esclusiva. Comunque, l'app di Descent, se vi si rompe il cellulare, lei continua a funzionare, lo sposto su un altro cellulare funziona, se si guasta l'NFC di una carta, è un casino per la casa madre, quindi difficilmente arrivi poi a vendere un prodotto del genere, perché no, lo puoi fare, alcuni prodotti lo fai, però devono essere di grandissima scala, quindi molto mass market. Perché devi poter produrre numeri così grandi che il singolo chippettino non sposta nulla. C'è quell'altro gioco che distribuisce l'Hasbro dove suonano le carte. Drop Mix. Quello è un caso di questo tipo qui. Però cos'è quello? È un gioco... È un Guitar Hero da tavolo, anzi non è nemmeno un Guitar Hero perché di dexterity non c'è nulla. E hai la possibilità di venderlo a chiunque. Quindi è il prodotto da supermercato. Allora se... La plancia si rompe o la carta non funziona o si smagnetizza o altro, puoi anche sostituirla perché il costo singolo è
del tutto irrilevante. Proseguiamo con una domanda di Carlo Roosevelt, immagino per Sight. Forse non è utilizzata ancora al meglio. Per esempio, non sarebbe utile se ci fossero nelle app tutorial e setup iniziale? In Casa della Follia mi ha preso male leggere il regolamento sul libro, sul regolamento. Certo, certo. Allora, Descent, cioè il tutorial completo. È così. E fra l'altro, la versione digitale di Gloomhaven ha il tutorial digitale di Gloomhaven, che è il tutorial digitale di Gloomhaven è un tutorial che ti insegna a giocare anche al board game. Quindi ci saranno sempre di più, ma senz'altro. Ma io l'ho già detto al team di sviluppo, l'ho detto a Christian, l'ho detto a Margherita, l'ho detto a tutto il team di Get On Games. Ormai i progetti in corso li dobbiamo completare secondo il budget iniziale. Il prossimo progetto che sottoscriveremo dovrà avere una natività di tutorialing digitale. Cioè io voglio arrivare a fare i regolamenti con la versione paper sintetica, ma la versione completa sul vostro dispositivo mobile, con il tutorial animato, col tutorial che ti guida, che ti chiarisce tutti i dubbi con la voce parlante. Intanto perché mi permette di fare un tutorial che viene ascoltato a tutto il tavolo. Poi perché permette anche, diciamo, un'interazione diversa col prodotto, perché non si limita, non si cristallizza all'esperienza di blind testing e di revisione dei regolamenti che avviene all'interno degli uffici, ma si può adattare, si può migliorare nel tempo. Quindi assolutamente sì, cioè dobbiamo arrivarci, è il futuro, è il benessere, il destino di questo settore, passare dall'utilizzo degli strumenti digitali per migliorare l'essenza stessa dei giochi. Turing scrive che su PlayStation 4 c'era un gioco con webcam che leggeva le carte e su schermo le animava. In realtà c'era già su PlayStation 3, si chiamava come allo stesso titolo di un gioco di prossima uscita di Martino Chiacchiera che uscirà per mano di DV Giochi, Wonderbook, che attraverso la camera della PlayStation, la fotocamera della PlayStation 3, quindi si parla di 14 anni fa, 15 anni fa, aprendo il libro davanti alla telecamera, lo animava e uscivano le cose direttamente dal libro. Era un prodotto per bambini e ragazzini, però se non ricordo male ci fu anche l'edizione Harry Potter di questo Wonderbook, che ebbe un discreto successo. È arrivato anche Paolo di Ars Linea, che saluto e ti fa subito una domanda. Chiede: perché non fare le app multiplayer? Ognuno vede il proprio inventario, si passa il controllo da un giocatore all'altro, tutti leggono sul proprio dispositivo la parte narrativa, eccetera. Mario, sviluppiamo un prototipo? Paolo, perché non tutti sanno che Paolo, oltre a dedicarsi al mondo della falegnameria di lusso dei bellissimi tavoli Ars Linea, è anche un programmatore proprio nel mondo videoludico, vero Paolo, se non sbaglio? Mi ricordo che mi parlassi di un framework per i videogiochi, quindi immagino sì, ce lo dirà in chat. Ma assolutamente sì, Paolo, assolutamente sì, facciamolo. Cioè, facciamo, vienici a trovare, ci abbiamo Christian, ci abbiamo un sacco di prototipi nel cassetto, perché no? Ma tanto deve passare da lì. Ma io sogno di avere questo al posto di un mazzo di carte in mano. Guardate che non c'è nulla di male. Se questo sostituisce un pacco di carte, al posto del pacco di carte io posso darvi aggiornamenti, carte, novità in continuazione e poi vi faccio giocare al tavolo su altre cose. È bellissimo perché vi posso far vivere l'esperienza dinamico-fisica del gioco al tavolo e non mi devo preoccupare se una carta abbiamo scritto tutti anziché tutti per una svista alla correzione della 3500esima carta, magari tradotta in 11 lingue e magari con il regolamento da localizzare oggi per domani. Facciamolo. Vieni Paolo, dove sei? Non sento suonare il campanello. Bene, allora, altre domande non ce ne sono, siamo tra l'altro perfettamente nei tempi o quasi, quindi vi ricordo brevemente tutti gli appuntamenti di Dungeon Cast TV prima di salutarvi. Domani alle 13 sul canale YouTube Top of the Board insieme a me, i 10 migliori giochi da tavolo per vendite su dungeonlice.it e nei negozi Dungeon Store. Le dirette tornano lunedì alle 12 da questo splendido studio con Board Next. Insieme a me vi racconterò le
più interessanti notizie della scorsa settimana, cioè di questa settimana, le approfondiremo e analizzeremo e commenteremo insieme e poi vi parlerò di un gioco che però stavolta sarà a sorpresa. Quindi non mancate alle 12. Martedì torna il Marian Show alle 21.30, tornano i negozianti dei negozi fisici, abbiamo tre ospiti come sempre, parleremo delle loro attività. Poi mercoledì alle 12 Dungeon Play, giovedì sera si torna a quizzare alle 21.30 e venerdì prossimo ancora qua da questo studio con una nuova puntata della Q&A. Mario! Ci siamo, ha detto tutto Guido, quindi non mi resta che augurarvi un buon pranzo se non avete ancora mangiato, sicuramente io non ho mangiato, quindi mi auto auguro buon pranzo. Guido, hai mangiato? No. Quindi siamo tutti e due digiuni, ce ne andiamo a mangiare e come sempre ci vediamo su questo canale. Ciao!